un'altra categoria che vive nelle difficoltà, che non ha la fortuna di essere immigrato, che non ha la fortuna di essere clandestino, che non ha la fortuna di essere rom. Vincenzo Spavone, a nome dei genitori separati, salutiamolo! Un caro saluto a tutta la piazza, un caro saluto a tutti i genitori separati d'Italia ed anche agli amici di Papà Separati Lombardia che hanno fatto un lungo viaggio dalla Lombardia per stare qui con noi. E ringrazio naturalmente chi permette di questa grande giornata di portare la voce dei genitori separati. Il compito di ogni genitore, padre o madre che sia, è quello di far crescere i figli sani, dargli un'educazione, dargli un'istruzione, farli crescere dai primi passi fino alle grandi scelte della vita. Ma poi un bel giorno un azzelante assistente sociale ti porta un pezzo di carta di un giudice che stabilisce da quel momento non sei più un buon genitore e non vedi più tuo figlio. Ti parlano di tutela del minore, la più grande menzogna di questo paese, e ti mette in ginocchio, ti distrugge la vita. Poi certo, per quelli che riescono a rialzarsi, cercano di capire che cosa sta succedendo, perché ti hanno messo il bambino al 41 bis, e cerchi di capire attraverso le motivazioni e ti rendi conto che sono fatte con il ciclo stile. Scusate, era un termine del secolo scorso, oggi ci sono le fotocopiatrici, ma io appartengo a quel secolo dove paternità e maternità era un valore, dove la famiglia era un valore. E non che oggi siamo genitore 1 e genitore 2, nonno 3 e nonna 4. È una vergogna. Uno Stato che stanzia 50 milioni di euro per aiutare le famiglie ed i comuni ne spendono 500 di milioni per ingrassare un esercito di operatori, avvocati, psicologi, assistenti sociali, con 40.000 bambini chiusi negli istituti. Pensate che la nostra popolazione carceraria è su 50.000 adulti nelle carceri. Immaginate a pensare a 40.000 bambini chiusi negli istituti. Che cosa può significare da questo punto di vista? Ma noi oggi diciamo basta. Diciamo basta e ringraziamo la Lega che ci è vicino in questo percorso che però, attenzione, dura da 20 anni. Perché qui la gente ha la memoria corta. Il segretario Calderoli, il presidente Bossi, Salvini, ricorderanno quella straordinaria battaglia politica che facemmo nel 2003 con il ministro Castelli per chiudere i tribunali minorili, per riformare i servizi sociali, e fummo sconfitti e traditi proprio da quelli che della famiglia ne facevano una battaglia, quelli che erano gli amici dell'UDC che ci hanno pugnalato alle spalle. Ma noi non dimentichiamo, come non dimentichiamo i nostri figli che oggi sono grandi e sono con noi a continuare a combattere quella battaglia. Quindi nel ringraziarvi di questo brevissimo saluto, quando tornerete a casa nei vostri territori, portate a casa un messaggio di speranza per tutti i genitori separati d'Italia ed aiutateci a liberare i 40.000 bambini chiusi nelle famiglie e riportiamoli a casa dai loro genitori!